Ciao a tutti ragazzi, sono Serocchi Biusazzotino e siamo qui per un'altra parte di Giulia Passione in Cucina. Allora, non avevo ripreso per 2 settimane perché ero in vacanza, però comunque sono in Sardegna, però comunque adesso riprendo, per la gioia di tutti voi, immagino, e spero, insomma. Siamo alla terza lezione di cucina. Comunque nell'altro video mio padre aveva detto il mio nome, cioè mi aveva chiamato, non mi sono mai presentato in effetti a tutti voi con il mio nome, non ve l'ho mai detto, per questo mi scuso, magari che sapete il mio nome, non so. Mi chiamo Ludovica, adesso lo sapete. Allora, dunque eravamo rimasti alla terza lezione di cucina. Cucineremo tante cose buone, un omeletto di riso, cucineremo e non mi ricordo più, budino alla crema, non mi ricordo più, vabbè lasciamo perdere, va, non la finiamo più qui, budino alla crema, sade, ok, si vede bene oggi, c'è la luce soffusa, latte caldo, una stecca di vaniglia, no, quella sarebbe la vaniglia, mi pare proprio, infine aggiungi la panna. Ci sono tutti, mescola bene. Si fa, perfetto. Passa tutto in un colino. Passa tutto in colino, ma fa da sola! Benissimo, procediamo, ma fa da sola. Ma che cosa si beve questa cocaina? Cioè, ci dice benissimo, procediamo, ma fa tutto da sola. Non so io, La verza a base del budino nelle tazze. Cioè poi ma come si mette? Cioè no, io boh, facciamo bene, va, cal forno, prima devi iniziare il timer, 30 minuti, risultato, mettiamo nel frigorifero in modo che si solidifichi, cioè no, che si solidifichi, mi sono sbagliato, ho detto una cosa di un'altra ricetta, sono come una stupida che si raffredda, ecco, ma proprio freddo, c'è una tazza, budino alla crema, allora, l'insalata di cosa di tavolo, cavolo di cipolla. Stavo pensando adesso, per finire sto gioco non ci vuole la filosofia. Quindi non è una vera e propria guida, ma un let's play. Io però lo chiamerò guida perché almeno c'ho più spazio per scrivere il titolo delle parti. Perché il tablet non mi fa mettere i titoli lunghi dei video. Ops, messaggio, vabbè. Ci se ne frega. Ma cacchio cucina questa? Pepe. Infine la portata principale, l'omeletta di riso. Siamo di carne, un po' di pollo, insomma, è uguale, cipolle, peperoni, scogliamo, porca, riso,
No, ma briga. Scusa. Ketchup. Visto col ketchup buono. Poi tutta sta roba, ne suggeriamo. Ah, questo sale e pepe. Quando ci mette il sale ci mette sempre il pepe. Non vuole lasciare nessuno fuori. Che il pepe ti offende? Se non lo mette? Cioè, io non mi capisco questa cosa, eh. Ricette, sale e pepe. Tutte. Devo fare la base dell'omeletto di riso. Un po' di latte. Sale. Cioè, ma può andarci il pepe dentro un dolce? Questa sta fuori. Non sa cucinare. Poi il polpettone con la salsa Worcester. Fanno le ricette un po' strane. Fatto. Mangia il riso, il pollo sopra le manette. E da una parte, poi dall'altra. Passiamo in un piatto. Il riso è pronto. Allora, metti queste bacchettine con la fragolina. Allora, mettiamo questa qui. Bene. Subito in tenda. Vediamo. Ah! Alla grande, ho fatto 120 punti. Benissimo, c'è una certa omeletta alla panna. Saldiamo. La passeggiata, eh? Allora, vediamo dove possiamo andare. Qua. Dove incontreremo un personaggio molto bizzarro. Ehi, Lisa, fermati! Che c'è, Zampina? Là, c'è qualcuno, Pop. E allora? C'è lei. Mi stai guardando? Non guarda te, Lisa, ma a me. Certo che no. È una normale ragazzina. Perché ti spaventa così tanto? Mi spaventa perché non è normale. È un angelo dell'oscurità. Per spiegarla corta, che stava a scuola con lei. Mi avvicinerò per dirle ciao. No. Ciao. Posso fare qualcosa per te? Se n'è andata. Era un soffio. È sparita. Deve correre molto veloce. Comunque, cosa ti è spaventata tanto? Ho percepito un'intensa forza. Tutto qui.
cosa vuoi dire con tutto qui? Non l'hai sentita anche tu? No, niente. Temo tu non sia brillante come pensavo. Ehi, che vuoi dire? Ora sono davvero arrabbiata. Se ti vedo con la ragazzina, ti consegnerò a lei. Ha! Non c'è bisogno di spingerti a tanto, ok? Andiamo, Choco. Bau bau. Non ho subito per niente buona forza. Chi sarà mai quella ragazza? Ma il 6D è un guanto da forno. Grandioso. È un guanto da forno nuovo. Molto bene. Vista? Perché quella faccia? Pensavo a quello che mi ha detto Rachel. Come? Ah sì, appunto. Vediamo un po'. Senti, Lisa, ormai per preparare un bel po' di piatti. Perché non cucini qualcosa per la tua mamma? Che te ne pare? Magari potresti anche organizzare una festicciola. Sarebbe divertente. Ah, è così che ti ha detto? Oh, per me è ancora presto. Non ho idea di cosa potrebbe dire la mamma. Solo a pensarci mi prende l'ansia. Forse è coraggio, Lisa. La coniglietta ha ragione. Non è da te a batterti così. Ringrazio tutti. Ma a volte anche sentirsi giù aiuta. Parole sante. Certe cose ti capitano solo quando sei giù di corda. Dacci un taglio, Emily. Bah, non avevano ancora sentito la parte migliore. Non preoccuparti, ti darò io una zampa. Almeno proviamoci, no? Sì, hai ragione. L'ansia però rimane. Perfetto, anche questa parte si conclude qui. Mi auguro che sia stata di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima. Ciao!